Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili, la trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. E a proposito di mondi invisibili, abbiamo con noi un ospite d'eccezione, il fisico Valerio Grassi, già stato ospite di questa trasmissione più volte. Ciao Valerio. Ciao Rosalba e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Dream. Perfetto. Valerio, facciamo una breve presentazione di Valerio Grassi. Valerio Grassi è un fisico proveniente dal mondo della ricerca accademica. È stato responsabile di uno dei sistemi cruciali del detector ATLAS al Large Hadron Collider presso il CERN di Ginevra. Dopo l'esperienza al CERN è tornato in Italia per continuare l'attività accademica come docente a contratto presso il Dipartimento di Fisica all'Università degli Studi di Milano. Autore e coautore di 490 articoli scientifici su rivista internazionale, ha fatto parte dello staff che ha scoperto il bosone di Higgs, uno degli elementi cardine del nostro universo. Per la sua attività accademica e di divulgazione scientifica, il 27 dicembre 2019 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Recentemente si è avvicinato agli sviluppi dell'intelligenza artificiale rivolta alle applicazioni industriali, ha fondato l'Atlas Advanced Technologies. Giusto tutto questo? Sì, mi rimango sempre, quando mi ha letto a parte il mio curriculum, adesso verrà qualche altra persona al posto mio, perché tutto sommato risulta sempre, diciamo... Hai fatto delle cose importantissime, dai, cavolo! No, diciamo la cosa più, diciamo, secondo me più interessante di questo è che l'ultima parte, il fatto di essere stato insignito di una un'efficienza così, esatto, importante da parte di questa nostra vituperata repubblica, che poi in realtà a cui fatto ci tengo anche molto, che sia la repubblica e che in assoluto non sia vituperato il nostro paese, perché Rosalba forse si ricorda, io credo ginevrino, aveva fatto una bellissima intervista, era un ricercatore americano. Sì, ma infatti ci eravamo conosciuti proprio al CERN di Ginevra, no? Infatti, è lì che è iniziata la nostra collaborazione. Certo, e infatti quello che accade è che molti hanno fatto delle cose davvero importanti per essere insigniti di titoli così importanti, cioè in certo senso che cosa ho fatto io? Ma diciamo, io quello che ho cercato di fare è quello di portare la cultura scientifica, certo, di essere da mentore per le nuove generazioni ad ogni livello e cercare di capire che il bosone di Higgs siamo noi, nel senso che appartiene a tutti. Ti sembra poco, scusa, ti sembra poco quello che hai fatto, certo. Ma non lo so, cioè a me sembra di poterlo, cioè più che altro mi diverte molto farlo. Ecco, certo, diciamo, certo, questo è l'importante, che uno si diverta. Tra le tante tue attività ti dedichi anche all'arte, infatti Valerio Grassi è consulente scientifico della mostra Micro Macro Viaggio nel Cuore della Materia, con musica, fotografia, scienza, poesia e bosone di Higgs, che è dal 24 febbraio al 3 marzo in Villa Marazzi, Cesano Boscone, Milano. E in mostra abbiamo le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia. Giusto? Sì, è molto interessante questo connubio che nasce anche da una storia personale, perché la mia compagna, con cui ho due figlie, è designer, e ha sempre sviluppato questo tipo di attività, cioè nel senso ha proprio portato certe forme espressive molto particolari, infatti anche gli artisti vengono da un mondo anche tecnologico, quello usano dei materiali di recupero, utilizzano la resina, utilizzano una serie di materiali molto interessanti e questo connubio è molto bello perché permette proprio di far dialogare, questo mi piace, questo concetto che hanno portato i curatori della mostra, fortunato l'amico e Chiara, è proprio il fatto di far dialogare le opere con la tecnologia e la scienza. Infatti, cioè nel senso, in un mondo che ognuno racconta una parte, mi viene in mente sempre, io cerco sempre di ispirarmi a dei grandi maestri, magari premi Nobel, no? Sicuramente su molti di gamba. No? Feynman diceva che noi viviamo in un mondo di gerarchie che sono interconnesse, nel senso che se uno
chiede per esempio a un fisico che cos'è il sole, si può parlare della sua nucleare, si può parlare di fotoni e tutto, certo, però il sole scalda, il sole può essere anche visto come una fonte di vita, ma chiaro. Anche per esempio un satellite come la Luna può ispirare, come è accaduto, non soltanto geometrie e orbite e calcoli per andarci, ma può generare tranquillamente anche delle opere fondamentali nel campo della musica, ad esempio. No? Quindi il mondo scientifico dialoga e spesso, come accade, ci sono tantissimi fisici che hanno una cioè all'arte, anche questa vena artistica, diciamo. Certo, molti dipingono, molti suonano degli strumenti. L'attuale, che ho fatto un carissimo amico, Franco Di Nieto, del Studio d'Arte al CERN, è un pianista e compositore jazz, ad esempio. Che forte. Ed è molto bravo. Ma guarda, mi sembra una grande idea quella di abbinare la scienza all'arte, perché in fondo la vera scienza è arte, in quanto è una ricerca che si spinge oltre il visibile, no? Certo, io c'ho una frase che dico sempre, ho passato buona parte della mia vita, quando ero a Ginevra soprattutto, ma anche prima, nel rendere visibile quello che è invisibile. Un fisico sperimentale, certo. Di fatto, una radiazione non è visibile, se si sente vuol dire che ci si è raggiati, non è una buona cosa, ma in generale è qualcosa di invisibile. Misurarlo significa renderlo visibile, renderlo misurabile e renderlo soprattutto fruibile a tutti. Questo è il concetto. Cioè, però in cui... è dura, noi vediamo solo il 5% circa della materia che compone l'universo. Abbiamo, come nella tua intervista, che ogni tanto mi rivedo, quasi 10 anni ormai, ma è davvero, che abbiamo fatto a sera, diciamo che noi abbiamo molto ancora da capire. Certo. E infatti quello che accade è che quando proprio non abbiamo messaggeri sotto forma di fotoni, ad esempio, come nella materia oscura, di fatto, una materia oscura in questo caso, è chiaro che è un po' complicato anche comprendere di cosa è fatta e come vederla e come misurarla. No? È chiaro, e in questo caso io vedo che il connubio, anche il fatto della ricerca dell'arte di nuove forme espressive, è interessante, perché ci permette anche di proiettarci in un mondo che non è soltanto quello nostro sensoriale, che è abbastanza limitato in un certo senso. Certo. E è molto bello questo, io lo trovo affascinante. E questo, il titolo è micro-macro, ma come conciliare questi due aspetti in cui ci troviamo inevitabilmente a vivere e con cui abbiamo a che fare? Come si sviluppa questo connubio? Diciamo, io quello che penso è che siamo all'interno di qualcosa che ovviamente è molto più grande. No, interessante, nel senso che quando racconto spesso, in maniera anche provocatoria, nelle mie conferenze, dico: ma di cosa siamo fatti noi? No? Allora, diciamo che il 2% viene direttamente dal Big Bang, gli elementi più leggeri, cioè l'idrogeno, l'elio, no? E tutto il resto è nucleosintesi stellare, cioè pari oggetti. Io esplodo una supernova e costruisce tutti gli elementi del mio corpo. Sì. Non è poco, io sono polvere di stelle, non siedo alla sorrente, ma bellissimo. Sono polvere di stelle e una parte di me del Big Bang. Quindi vuol dire che contengo veramente un grande macrocosmo. È chiaro, ma tu sei un poeta. No, ma io sono altro. E al contempo il mio DNA è di fatto unico e ripetibile in tutta la storia dell'universo. Come essere senziente, io valgo veramente tanto. Chiaro. Come tutti gli organismi vitali, e non soltanto l'essere umano. Cioè, e non solo l'essere umano, certo, assolutamente. Che, valgono veramente tanto, hanno una grande, ma soprattutto l'essere umano ha questa capacità di percepire se stesso che percepisce. Certo. Quindi a questa autocoscienza. È chiaro che a questo punto noi non possiamo sprecare la nostra vita in cavolate. Non buttiamoci via, ma, perché veramente sono importanti. Ma cos'è la coscienza in fondo? Cos'è la consapevolezza di se stessi? Ah, te questa lo chiedo. È una domanda difficile. No, da 10.000 cioè, dollari. No, ma più che altro è una domanda che secondo me il fatto, la bellezza è come dire, io sono qui e ora, in questo momento, sento me stesso, in questo caso sono seduto su di una sedia e posso dire che ho un mondo di relazioni con altri esseri umani, capisco dove sono, che è un galeo di pulviscolo,
perché il viaggio certo. velocità veramente elevatissime, chiamarsi un sistema molto più ampio e a quel punto è dire io sono questo, sono piccolino, ma riesco ad abbracciare col mio sguardo tutto questa cosa. E questo è una bellezza stupefacente. Stupefacente. Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità. Certo. Radio Dreamland. Share the vision. Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Eccoci di nuovo a noi. Al di là del fatto che mi sembra davvero una grande idea di abbinare la scienza all'arte, tu sei un vero artista, tutto sommato, perché fai la vera scienza che poi si sposa benissimo con l'arte. Ma dunque, io in realtà, in questo caso è interessante perché quello che mi rendo conto è che io non ho mai avuto una grande capacità, in un certo senso, nella scrittura forse, generalmente le cose più belle sono le cose che non pubblicherò mai, generalmente sono quelle che scrivo certo. alla mia compagna, alle mie figlie, a mia madre, ai miei familiari, ma in generale... non ho avuto una grande capacità dal punto di vista proprio del disegno, dell'arte figurativa. Sì. E mi rendo conto che invece la tecnologia, in questo caso con una base di intelligenza artificiale, mi permette invece di creare dei quadri certamente, però anche per esempio una brochure o una parte grafica. Sì. Veramente gradevole, come avere un copilota al mio fianco che in qualche maniera sotto la mia guida di fatto sviluppa una capacità grafica che personalmente non ho, nel senso. Certo. E questo è interessante perché spesso si interroga sulla potenza dell'intelligenza artificiale, infatti, sul l'uomo. L'intelligenza artificiale promette dei grandi interrogativi. Ad esempio, può essere comparabile alla coscienza umana, secondo te? Ma il concetto è, io vedo questo che siamo molto, molto, ancora molto distanti da questo, nel senso che, perché comunque è un punto di vista proprio operativo, diciamo, siamo molto distanti. Dove siamo però in questo ambito adesso, nello stato dell'arte attuale? Beh, dunque, è chiaro che quello che vedo, perché abbiamo una capacità di avere delle attitudini, come ho definito, dell'intelligenza artificiale superumane, che permettono ovviamente agli esseri umani di essere estremamente produttivi. Certo. Questo, io ho generato una brochure per questa, per questa mostra, in cui volutamente indico che il testo l'ha creato, in questo caso ChatGPT, ma lo dichiaro, no? Sì, ChatGPT, non dico.
con dei prompt specifici che gli ho dato, e anche la parte grafica l'ha sviluppata una parte di intelligenza artificiale e mi ha aiutato nello svilupparlo, no? E l'ho fatto proprio come esercizio di stile. E la cosa interessante è che questo l'ho fatto in un tempo molto piccolo e mi ha reso estremamente produttivo. Adesso ho dovuto farlo questo negli anni 90, e molto probabilmente ci voleva almeno un paio di giorni di lavoro. Nel senso, davvero. Cioè, certo, negli anni 80, sono le mani al righello e tutto il resto, figuriamoci, non avevo le capacità di poterlo fare, no? Certo. Quindi, però c'è un fatto, c'è sempre l'essere umano che dice, l'IA mi ha fatto vedere alcuni posti, ma io ho scelto quella che a me piaceva e che rappresentava quello che io volevo rappresentare. Sì. Cioè, se è un copilota, no? Quindi non prevedi che l'autocoscienza nell'intelligenza artificiale. Ma allora, il concetto è un tema... Non si sa mai. No, io non vedo adesso la potenza di calcolo in questo momento sufficiente per arrivare a questo tipo di realtà. Poi c'è anche un fatto, no? In questo caso l'uomo è lui stesso generatore di una coscienza. Quindi come la farà mai? La farà un po' a sua immagine e somiglianza, secondo me quella è tutta una... Questo non è del tutto buono. Diventa una replica del cervello allora, umano. Anche perché quello che voglio fare... Allora, faccio un esempio. Allora, avere un robot umanoide su cui posso dialogare può essere utile perché, supponiamo, una persona che vive non totalmente autosufficiente a casa, ad oggi che sta in una casa di riposo, vive a casa sua, ha un robot che comunque può cucinare, può fare alcune cose, può dialogare e può essere in questo caso utile, no? Sì. Certo che ci sono applicazioni che ci sono contro l'uomo stesso, beh, evidente che questi diventano oppure delle esoschenze opportuni che vengono utilizzati in ambito militare e tutto, beh, evidentemente questo non è una buona cosa, perché le abilità superumane su un fucile che spara e non sbaglia mai, capite che non è proprio il massimo, e anche perché poi dopo diventa una guerra di robot, non più di essere umani, no? Allora, il concetto è, con tutte le cose, io penso che la tecnologia e la scienza è inevitabile. No, però, come quando l'uomo ha iniziato a gestire il fuoco, beh, chiaramente ci sarà anche bruciato, certo. Ma ha costruito fogne, ha costruito camini, è stato a cuocere il pane, ha cominciato a cuocere i cibi, ha cominciato a capire che poteva utilizzare come fonte di energia quello per riscaldarsi, per vivere meglio. Sì. È chiaro che la tecnologia è inevitabile, ma io devo capire come veicolare in maniera corretta. E soprattutto c'è un fatto, la veicolo è corretta se la conosco, e non ne ho paura, ma la devo conoscere, quindi la tecnologia deve essere qualcosa che diventa di tutti, non che altrimenti torniamo al tema vapore e buonasera secchio, nel senso che noi non riusciamo neanche a capire gli altri esseri senzienti che convivono con noi sul pianeta, parlo di intelligenze diverse che molto simili alle nostre, no? Tutto sommato, però non riusciamo tanto a comunicare con loro. Appunto, quando l'uomo è autoreferenziale nel suo modo, nel senso di in cui dice soltanto io, no? C'è questa cosa, capisco. Cioè, giusto, tu hai fatto un esempio. Infatti, è antropocentrismo questo, la cultura antropocentrica purtroppo ci porta a quello. L'io, l'uomo dominatore dell'intero universo, con la facoltà di depredare la natura, di depredare di abbattere le altre specie, certo. Sì, nel senso che anche perché se ci pensi, il nostro pianeta è abbastanza fragile di per sé, non abbiamo la capacità di poterlo lasciare. Non ce n'è un altro vicino, l'universo è grande davvero e sono delle stelle, soltanto il triangolo estivo che domina il cielo estivo, c'è un paio di stelloni che sono impressionanti rispetto al nostro sole, quindi questo significa conoscenza, quando conosco a quel punto posso capire il grande valore di quello che ho vicino a me. Se non conosco, e quindi ovviamente... Andare nell'emisfero sud e già la volta stellata cambia totalmente e ti chiedi dove sono finito davvero. Il concetto è che a volte con l'inquinamento luminoso le nuove generazioni
non guardano più. È vero, è vero, verissimo. E quindi capisco che non tanto perché è bello la costellazione che mi dice di che segno sono, no, il più che altro è come mi oriento, che stagione è. Certo. Perché questo è proprio di ancestrale per l'uomo, lo fa da centinaia di migliaia di anni di guardare infatti, il cielo e permette anche di interrogarsi. Esatto, esatto. E quindi solo che quindi il concetto è, noi siamo in un momento in cui conviene a tutti iniziare a capire che ci sono tante rivoluzioni che possono accadere. L'uomo arriva a una tecnologia che finalmente può essere fruibile e come quella appunto dell'IA, ma certo, in generale tante altre che sono emergenti. Insomma, in un mondo che è tutto, che piace pensare anche a me, che è molto interconnesso ormai, cioè con tecnologie che vengono poi da sera, come internet, come chiaro, il web, internet, eccetera, no? E usiamole bene, usiamole, esatto, esatto, per avvicinare e non per allontanarci, anche perché esatto. E purtroppo viviamo in questi momenti di nuovo una guerra in Europa, certo, una tensione enorme medio orientale che da tanto tempo che non accadeva purtroppo in maniera così veemente, esatto, e che non abbiamo imparato nulla da una storia che non c'è così lontana, tra l'altro, infatti, cronologico, per infatti, cui insomma, cioè, e questo non mi fa sperare bene, no, nel senso, no, mi fa preoccupare. Nel senso, siamo tutti molto preoccupati. Allora, tornando alla mostra, io leggo dal vostro comunicato stampa: il nostro è un viaggio nei mondi visibili e invisibili della materia, nello spazio-tempo, nelle dimensioni del micro e del macro, in quella conduzione del sentire poetico che solo l'arte riesce a restituire. L'arte può raccontare e spiegare la materia in modi diversi, coniugando l'estetica al contenuto scientifico, dando origine all'espressione creativa che costruisce visioni di mondi che gli apparati sensibili del nostro corpo non riuscirebbero a raggiungere. È fantastica questa descrizione, no? Beh, devo dire che in questo caso è molto bello pensare a questo, proprio anche il fatto di avere una dimensione che è trascendente da quello, certo, che è. Esatto. E la nostra percezione sensoriale, faccio un esempio. E noi arriviamo di lì, noi arriviamo dal mistero, perché se ci chiediamo da dove siamo arrivati e dove andremo a finire, è un grande mistero, grandissimo mistero. La cosa domanda di cosa c'era prima, esatto, è un po' difficile, perché nasce lo spazio e tempo, e noi viviamo uno spazio-tempo intrecciato, certo, per cui voglio dire, e se dice c'era prima, qui non esiste neanche il tempo, ti voglio dire, perché qua c'è prima, il concetto prima e dopo è un concetto, esatto, che esatto, esiste da quando c'è il nostro universo, quindi prima, e non mi fa questa domanda, perché non è, anche perché proprio anche come fisico, non c'è risposta, non abbiamo strumenti di indagine, certo, non abbiamo, certo, messaggeri. Cioè, voglio dire, posso fare dei modelli, ma prima non ho il modello, perché non ho messaggeri, quindi non ho. E la cosa interessante di questo è superare, perché i nostri sensi sono in un certo senso fallaci, no? Sì. Perché, faccio un esempio che mi piace molto, perché per esempio, sì, ci sono un'attività di training dei piloti di aereo che gli dicono: non fidarti dei tuoi sensi. Allora, quando uno va all'interno, ottimo, di una nube, eccetera, c'è un disorientamento spaziale, visto che il corpo ha degli input, per cui alla fine potrebbe questo aereo, il pilota farlo precipitare deliberatamente, perché in realtà non sa se sta volando diritto, non è che a capovolto sta andando giù o su. Okay. Perché i suoi sensi ti danno una serie di informazioni che il cervello elabora in maniera totalmente errata. Esatto. Perché tutto si crea un film che, certo, si crea nella nostra testa, e questo è il fatto. Certo. In quel caso, non avendo un feedback visivo opportuno, e quindi viene proprio detto: disimpara quello che hai imparato, no? Certo. È una frase poi che utilizzo anche per essere l'anima, no, a parte questo, comunque, cioè, disimpara quello che hai imparato e fidati invece, non fidati di quello che stai sentendo, che è allucinante. Noi viviamo in un fluido quando, esatto, nasciamo, e dopo veniamo alla vita, iniziamo a sentire la gravità, qui stiamo imparando, certo, un sacco di cose, no?
E noi dovevamo disegnare quello, e a un certo punto guardare una parte tecnologica che sono gli strumenti di bordo, a quel punto si può pilotare in maniera efficace, certo, l'aeroplano senza schiantarsi, no? Ma proprio al CERN io ho visto queste grosse interrogativi: dove veniamo, dove andiamo, chi siamo? Questo è, il CERN ti dà il benvenuto così, in questo modo. Il CERN dà questo benvenuto, perché queste grandi domande sono le domande che l'uomo si pone da sempre, e certo che non è stato il CERN in questi anni a dare le risposte, chiaro, è una provocazione quella che viene fatto, ma in realtà è dire: questo male però facciamocene e utilizziamo, perché tanto è bene la capacità generatrice dell'uomo nel campo artistico, può essere l'arte figurativa, la scultura, la poesia, la musica, in questo caso, che davvero lì troviamo magari la risposta, che non è quella sensoriale immediata, noi andiamo lì, no, un momento. Esatto. Perché, però tutto inizia ad avere un senso. Esatto, diverso. Esatto. Del resto la teoria del tutto non ha messo insieme la meccanica quantistica e la relatività generale, sono attualmente inconciliabili, no? No, anche quello abbiamo questo modello standard. Esatto. Che poi è superato. Tutto sommato. No, che stiamo sviluppando una serie di cose, ma i Vangeli non hanno massa. Cioè, una serie di cose che, voglio dire, in tutto questo, quello che penso è che, giustamente, come diceva Feynman, uno ha una vita sola, e quindi in questo caso ho cercato di fare il fisico, adesso mi occupo di impresa, è il tuo consulente, eccetera. Però in realtà la cosa, diciamo, bella è che in questo mondo di generazioni interconnesse, certo, è che riesco a vedere la bellezza di tutte queste cose. Esatto. Poi è chiaro che purtroppo la vita è una sola, e quindi va bene, ok. Però dico, sarà difficile approfondirle tutte queste cose. No, però mi posso emozionare. Certo, assolutamente. Che se non sono io che ho la capacità di poter generare, purtroppo è una cosa che non ho mai coltivato. Ed è un peccato. Però dico, le mie figlie vedo che mi piacciono il pianoforte, stanno avvicinandosi a questo, molto piccoline. Tu hai una famiglia bellissima, è una famiglia bellissima. Basta, ci mettiamo quello che possiamo fare. No, e la cosa interessante è riuscire a dire, ok, anche il fatto di mi emoziono, no? In me una situazione forte, certo. Anche perché lo fa? Beh, non c'è bisogno di sapere perché. Chiaro. In realtà è un'emozione, l'accolgo come tutte le emozioni, e già questo ha un valore enorme per l'essere umano. Ogni volta che provo una sensazione di mia emozione davanti a qualcosa, ogni volta che un essere umano si emoziona, è un passo in più della storia di umanità. Chiaro, no? È un passo piccolo, mica troppo. E quindi è questa una capacità che noi non dobbiamo mai perdere, no, è vero. No. Ricordiamo la mostra, allora: Micro Macro, viaggio nel cuore della materia, dal 24 febbraio al 3 marzo 2024 a Villa Marazzi, Cesano Boscone, in provincia di Milano. In mostra le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia, giusto? Sì, perfetto. Allora, ti ringrazio Valerio di averci presentato questa bella mostra, e soprattutto per aver dialogato con te su temi che ci affascinano incredibilmente. Grazie. Grazie per avermi ospitato ancora a Radio Dream. Figurati, è un piacere, dai. Faremo altre cose insieme, ok? Certamente. Grazie. Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero, e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!